la scala. Siamo nella seconda delle 5 settimane dedicate alla sicurezza sulle strade. Ci sono molte attività anche nell'Agrigentino, ne abbiamo parlato anche negli ultimi giorni del comando provinciale della Polizia Stradale. Questo è un tema che si lega spesso ad incidenti mortali che purtroppo si verificano nelle nostre strade, che spesso riguardano i giovani, e purtroppo ci sono anche delle questioni giuridiche che negli anni sono state affrontate. Una tra queste è l'introduzione dell'omicidio stradale. Ecco, lei anzitutto dal suo osservatorio come vede questo collegato al comportamento dei giovani? Allora, 2015 della riforma e quindi l'introduzione dei due reati, omicidio stradale e lesioni personali colpose stradali, di fatto ha soltanto triplicato il numero dei morti sotto un profilo oggettivo. Quindi, ancora una volta, siamo lì quando si parla di sicurezza, purtroppo è uno spot da sempre, da parte di qualunque colore politico, quello di promettere fare leggi con pene esemplari, che poi tanti esemplari non sono. In sostanza manca invece, è mancata un'attività di prevenzione, quella che si sta facendo in questi giorni, perché a livello europeo l'obiettivo è arrivare a dimezzare i morti nel 2030, far scomparire i morti su strada nel 2050. Ovviamente io non ci credo minimamente e sarei felicissimo di sbagliarmi, mi auguro di sbagliare, ma è pressoché impossibile pensare di contenere un fenomeno come questo solo e soltanto parlando o con pene esemplari. Bisogna dare l'esempio. Noi adulti, esempio ai ragazzi nel non passare col rosso, nel non parlare al cellulare, perché diciamo i ragazzini, ma in realtà sono gli adulti i primi che guidano con quel maledetto cellulare in mano che è pericolosissimo. Il non mettersi in Italia la cintura la usa uno su 10, forse. È questo, come sui motorini il casco. Chi usa il casco lo fa solo per paura che le telecamere cittadine poi gli facciano la sanzione. Lo segnale non per la sicurezza, quindi manca una consapevolezza del fatto che le morti su strade producono il numero più elevato di morti, superano le morti bianche, le morti per mafia, le morti per rapina, le morti per femminicidio, le morti per suicidio. Una delle cause di morti principali sono le morti su strade. E di questo, nonostante purtroppo gli elevatissimi numeri da circa 25 anni, che tendono a non abbassarsi, per non parlare tutti i feriti, tutti coloro che stanno sulla sedia a rotelle e sono paralizzati, che stanno in stato vegetativo, causa di incidenti stradali, non mettiamo tutto quest'altro mondo enorme, purtroppo manca la consapevolezza della gravità del fenomeno. Ben vengano queste iniziative, ma il lavoro da fare è ancora durissimo e non certamente, come dissi anche in occasione di altri fenomeni criminali, con l'aumento delle pene solo sulla carta. Non esiste in Italia uno che abbia superato i 5 anni di reclusione per incidente, per un omicidio stradale, nonostante la pena massima è fino a 18 anni. Eppure nessuno ha mai avuto più di 5 anni. Quindi, di che parliamo? Si può fare qualche esempio nel concreto di cosa si potrebbe fare effettivamente per arrivare, non dico al risultato che anche lei auspicava, pur ritenendolo assai improbabile, ma almeno a migliorare in maniera radicale la situazione rispetto Oh, a quella che vedeva? assolutamente. Iniziare già dalle scuole elementari con almeno un'ora a settimana. Io capisco, questi poveri ragazzi ormai hanno giornate pienissime, corsi di informatica, la doppia lingua, corsi di educazione civica, corsi di qua, corsi di là, mi rendo conto. I rischi della rete, internet, quindi poveri ragazzi, li facciamo fare 3.000 cose e poi dimenticano l'italiano e la matematica. Quindi mi rendo conto che lo spazio è poco, però non c'è un'altra soluzione. Si tratta di salvare vite umane. Io credo che un altro piccolo sacrificio, i nostri ragazzi, le nostre famiglie, lo possono. Almeno un'ora a settimana, sin dalle scuole elementari, codice della strada o educazione stradale. Chiaramente non sotto il profilo giuridico, un ragazzino di 10 anni non gli vai a spiegare la differenza tra omicidio colposo e omicidio colposo stradale, è ovvio, ma li fai capire cosa succede anche con dei video dove si vede la persona morta, dove si vede la persona in una pozza di sangue, dove si vede una persona che ha fatto un incidente con il casco. Dice, ma sono immagini forti, avvocato, i ragazzi rimangono scioccati. Ma non prendiamoci in giro. I ragazzi a 11 anni stanno tutti illegalmente sui social e vedono, vi garantisco, ben altre immagini e ben altri video. Adesso li facciamo spaventare e fargli vedere quali sono le conseguenze di una morte violenta su strada, del non mettersi alla cintura. Facciamo delle simulazioni. Ci sono, la polizia stradale ha questi video. Cosa succede se faccio un tamponamento senza cintura, con la cintura?
Facciamo vedere l'osso del cranio fratturato in delle immagini, che in delle simulazioni. Facciamo vedere una spina dorsale, che succede in caso di frattura. Facciamo vedere se io non ho il casco, un urto a 20 all'ora, un urto col casco, un urto a 20 all'ora. Quindi sto parlando anche di bassissima andatura, senza casco, perché basta battere la testa anche andando piano piano a terra o su uno spigolo o di un marciapiede e muori lo stesso. Quindi educazione stradale sin dall'età. Non dico 10 ore a settimana, ovviamente, ma un'ora a settimana, ma in concreto, meno fumo, più arrosto, meno teoria, più pratica, casi concreti. Spiegare non più di, secondo me, non più di 10 articoli. Ragazzi, devono conoscere, non più di 10 norme. Di più è troppo, lo facciamo fare ai giuristi. Per loro 10 norme basterebbero. Le regole principali per evitare o prevenire di morire o finire paralizzato a seguito di un incidente stradale. Usare toni forti. Io sono per il linguaggio forte, educato, rispettoso, corretto, ci mancherebbe, ma il linguaggio forte. Non possiamo andare a fare la predica, ragazzi, attenzione, se non vi mettete il casco rischiate la vita. Detto così non lo farà nessuno. Facciamoli capire, ragazzi, vedete con il casco e senza casco che succede, con la cintura e senza cintura che succede. Lo sapete che potete ammazzare un bambino se passate col rosso mentre vi attraversa la strada? Non pensate al verbale soltanto del codice della strada, dei 80 euro o dei 60 euro se violano. Pensa che ti potrebbe passare una persona, un anziano, una signora, chiunque, e tu lo investi e ti porti sulla tua coscienza tutta la vita una morte perché hai sbagliato. Hai sbagliato, ti hai violato delle norme del codice. È chiaro, non è un ergastolo, non è un omicidio volontario. Omicidio colposo, ma ti porti tutta la vita un casellario giudiziario sporco, una ferita penale sporca, risarcimento del danno e tutta una serie di conseguenze che limitano la tua vita futura, per non parlare del rimorso, per chi ha il rimorso, poi chiaramente chi non ce l'ha il rimorso è un altro discorso. Quindi giocare tantissimo su questo aspetto. Non vedo altre soluzioni. Il codice, vedete, il codice della strada è la norma di legge in Italia più cambiata. Viene cambiata più o meno ogni 6 mesi da almeno 10 anni. Quindi immaginate anche il povero operatore, la polizia locale, la polizia stradale, i carabinieri, la guardia di finanza che stanno su strada. Devono costantemente aggiornare, prendere il precedente codice, buttarlo e comprarne uno nuovo, perché cambiano continuamente. Allora non è aumentando il numero di mesi di sospensione della patente che risolviamo il problema. Davanti a infrazioni gravi, io te la tolgo e basta. Ci rivediamo fra 5 anni, dopo che ogni anno mi hai fatto un corso di specializzazione per imparare a guidare. Non esistono sconti per nessuno sotto il profilo repressivo. Sotto il profilo preventivo devi fare formazione. I ragazzi devono sapere in maniera concreta. Perché ve lo garantisco, io vado nelle scuole da 20 anni, parla di tutto. Vi garantisco che i ragazzi stanno muti, muti anche 3 ore. Ma sapete quante volte i professori mi dicono: avvocato, è arrivato l'una, i ragazzi devono tornare a casa. Perché loro muti. Io che parlo, nessuno si accorge di come vuole il tempo. Perché? Perché cerco di parlare il loro linguaggio. Se li vado a fare la lezione che posso benissimo fare di diritto penale, insegno all'università da 20 anni, dormirebbero tutti dopo 10 minuti. Non ci vuole nulla a fare quella lezione accademica. Parliamo il linguaggio forte. Lo so, molti dirigenti scolastici, professori sono contrari, avvocato, a volte il linguaggio è forte. Detto, senti, non mi risulta che si sia mai sentito male uno per il linguaggio forte. Oh, male, 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 andrà a dire a casa che il professore ha usato un linguaggio forte. L'importante è che non dica ha detto fesserie. L'importante è che dica ha detto fesserie. Se il linguaggio forte ti rimane più impresso per capire cosa rischi se fai il fesso e può servire per salvarti la vita, bah, insomma, sulla bilancia credo non ci sia proprio da discutere cosa sia più importante, se salvare una vita umana o usare un linguaggio deciso e determinato. Avvocato, la ringraziamo, l'appuntamento è la prossima settimana. A voi come sempre un saluto agli amici della Sicilia e di Sciacca in particolare. Grazie.